L'Inter gioca in casa con il trio Messi, Ronaldo, Mbappé. Occhio alla ripartenza. Barella. Palla buona per CR7. Il gol dell'Inter. Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo su... Fai cadere le cuffie. No, non è vero. Oggi siamo ritornati di nuovo su... Carriera allenatore con Inter, mister dell'Inter, Cricrige TV, e io sono il direttore finanziario, quello che si occupa dei soldi, degli acquisti, sempre della squadra Inter. Andiamo un attimo a vedere le novità di questa settimana. Ottime prestazioni da parte di A. Vidal. A che... Arturo Vidal, infatti c'è scritto lì, ha fornito delle ottime prestazioni, dimostrandosi un leader in campo. Grande Vidal. Ok, andiamo indietro e andiamo a far vedere la classifica. Ed ecco la classifica dopo la prima giornata di inizio campionato. Hanno giocato solo tre squadre, tra cui la nostra, l'Inter, e siamo... primi con 3 punti insieme al Crotone e alla Juventus Piemonte Calcio. Direi subito di far avanzare il campionato simulando le partite di domenica 23. Noi abbiamo iniziato sabato 22. Oh, è arrivata un'email. Allora, la squadra Beşiktaş, siete interessati a acquistare D'Ambrosio per 7,9 milioni? Troverà tutti i dettagli. E beh, certo. No. Come no? D'Ambrosio non ci serviva. Ma guarda che Hakimi è ancora un terzino sinistro. Non importa, teniamo Hakimi, che gli abbiamo fatto fare la crescita per terzino destro. Non è terzino sinistro, ma è esterno destro. Senti, tanto D'Ambrosio è scarso. Ah, vabbè. Okay. E poi dobbiamo risparmiare un po'. Vai, cerca di venderlo, perché stiamo pagando troppo di stipendi. Più di 3 milioni a settimana in stipendi. È una cifra esorbitante. Rischiamo di fare bancarotta. Però abbiamo qua 5 euro dalla partita che abbiamo visto. Come acconto stipendio del nostro mister. E io direi di controsegnare e rignogoniazzare. Cosa hai detto? No, ripeti? Cosa hai detto? Mi sei rotta. Mi sono rotta i coglioni di far tutto in casa. Hai capito? Guardami un po'. Basta. Vattelo, vai nel culo! 99 euro in più, cosa ti compri? 99 euro, ti compri un videogioco. No, neanche. Metti 1 milione in più, metti 8 milioni. No, 8 milioni e 9. Ah! 8 milioni e 9, vai. Mi dispiace, ma non possiamo accettare meno di 8 milioni e 9. Ho fatto questa scelta perché un iscritto mi aveva consigliato di aumentare di 1 milione l'offerta. Mi dispiace, evidentemente c'è una grossa differenza. Oh no, ma mi avete consigliato male. Se n'è andato. E vabbè, chi se ne frega. E tanto ce la possiamo tenere di riserva. Solo dobbiamo andare qua, guarda. Adesso vi faccio vedere dove bisogna andare. Dove andiamo? Qua bisogna andare. Cioè, bisogna andare qua. Trasferimenti? No, cercare un nuovo terzino destro, perché dobbiamo avere 2 terzini destri. Lo capisco, mister, ma non abbiamo soldi in questo momento. Ma se abbiamo tantissimi soldi, guarda quanti soldi abbiamo. Non abbiamo soldi, siamo in rosso, guardalo. Ping. No, questi non sono soldi, sono soldi che abbiamo guadagnato, ma li abbiamo spesi tutti. Vai a vedere i guadagni. Abbiamo guadagnato tantissimo dal merchandising, però non basta, perché vai a vedere le spese. Abbiamo speso più di 600 milioni in trasferimenti, gli stipendi dei giocatori 26 milioni, i bonus anche 6 milioni. Dai, andiamo avanti col calendario, senza comprare niente, perché sennò andiamo in bancarotta e falliamo come società. Allora, guarda un attimo, il Milan vince per 1-0 contro i rivali. De Ligt cosa dice? Spera di migliorare dopo il brutto esordio. Sì, infatti ha fatto pena De Ligt nella sua prima partita, Ha fatto pena. Intanto la classifica si sta aggiornando, noi siamo sempre primi con 3 punti. Ed ecco, ma cos'è? Le ricordo che i seguenti giocatori saranno impegnati con le rispettive nazionali del 03 settembre 2020. Ah, c'è una partita con le nazionali. Nicolò Barella è stato convocato, quindi non ce l'avremo in quelle giornate.
E poi tutti gli altri. Lautaro Martinez ci portano via. E anche Mbappé. No, Mbappé va a giocare con la Francia. E anche Messi. Anche Messi. Ma non ci posso. E Nainggolan. Anche Nainggolan. E De Ligt no! con la Olanda. Tutti i nostri giocatori. No. E Sanchez con le... Anche Vidal. Praticamente l'Inter va via. E giocheremo con i giocatori più scarsi. Sarà veramente una settimana difficile. Dai, andiamo a vedere che cosa succede. La squadra riave si è interessata a chi vediamo. Padelli. Dai, Padelli lo vendiamo, dai. Aspetta, D'Ambrosio ci... No, poi ce l'abbiamo? Aspetta, ce l'abbiamo però il portiere per quando ci sono le nazionali in campo? Sì, sì abbiamo Erdinandez. Erdinandez, sì, certo. Erdinandez, il nostro portiere. Come si chiama? Si chiama Andanovic. Andanovic. Sì. Dai. Comunque guardate il mio telefono che ogni volta che è spento posso guardare l'ora con le frecce verdi, super figo, perché ora non so che ore sono, perché qui ho anche il mio vero orologio, però è spento. Anche io ho un orologio sportivo. Ok, siamo disposti, no? Io voglio 1.500.000. No, non esagerare che poi non riusciamo a venderlo. 6.50, va bene, dai, applica, veloce. Sì, ma così guadagniamo pochissimo. Non importa, basta che non paghiamo troppi stipendi. Ok, sapevo che non sarebbe stata una trattativa semplice, abbiamo grande stima di Padelli, per questo siamo disposti a aumentare la nostra offerta. 5.40, le offriamo l'1% della rivendita di Padelli. Dai, 5 accettiamo. Accetta, dai, facciamoci via questo Padella, va. Tanto, dai, via Padella. Accetta, mister! Sei troppo pensativo. Mi sembra un'offerta equa, ok. Ma che equa? 1.000.000 equa! Abbiamo bisogno di risparmiare con gli stipendi. Questo è tanto. Avanti col calendario. Partita di oggi, pepepe! Simuliamo! La squadra è tutta in forma, abbiamo tutti i giocatori. Inizia la partita, seconda del campionato per l'Inter contro il Bologna. L'Inter gioca in casa con il trio Messi, Ronaldo, Mbappé, Andanovic in porta, Hakimi terzino destro in sostituzione di D'Ambrosio, De Ligt un po' scarso nella prima partita, vedremo se saprà riscattarsi. Si parte con il calcio d'inizio per i nerazzurri. Possiamo Messi, pallone profondo per il compagno, vuole forse crossare, non vuole crossare, passa, poi mette in crossa, ma lo fermano, poi prende la palla, abbiamo un altro Cristiano Ronaldo nell'altra squadra, anche se non è vero. E, attenzione, poi Cristiano Ronaldo voleva prendere la palla, Cristiano Ronaldo, cioè abbiamo il numero 98, Messi da Padella. Vidal tira il respinto dal difensore. 7 occhio a Nainggolan. Serve Barella. Buono il cross, Barella. Attento il difensore che allontana. Ah, ho sbagliato, tutti due Vidal. Vabbè! Oh. Allora che finisce in rete. Possono giustamente esultare per questo gol, frutto dell'ottimo pressing. Si riparte con il risultato a favore dell'Inter. Con il numero 16 resiste alla pressione degli avversari. Ok, finisce qui il primo tempo sull'1-0 per l'Inter, gol di Mbappé. Secondo me lo vinciamo 1-0. Occhio alla ripartenza. Barella, palla buona per CR7. Il gol dell'Inter che si porta dunque a più 2 sugli avversari. Allora, quiz per voi a casa. Noi siamo quelli col pallino nero. Adesso dovete indovinare il nome dei giocatori del numero della maglietta. Ve lo dico io quale maglietta. Se dici 7 dicono tutti Ronaldo. Sì, numero 7. E questo è facile. Ma l'ho appena detto! È vero. Allora, sì, numero 37 dell'Inter. Chi è? Scrivetelo nei commenti. Occhio in mezzo, può cercare il cross. Palla che finisce sul palo, rimbalza, attenzione, pericolo. Occhio al pallone filtrante. Rete! Sono sceso. Non abbiamo neanche visto chi ha fatto gol. Era tipo Olsen. Perfetto, oggi le passaggi. Chi è che ha segnato? Non ho sentito, ragazzi. Reampani. Ragazzi, avete sentito il nome di chi ha segnato del Bologna? Scrivetelo nei commenti.
ancora in gioco, pericolo. Concentrazione. Secondo attenzione me... a Olsen, si avvicina alla porta. Il difensore ti fa saltare. No. Pericolo. Mancano 3 minuti alla fine della partita. Traguardo in vista per l'Inter, pochi istanti e si potrà festeggiare insieme con i tifosi. Colpo di testa, alto di un soffio sopra la traversa. L'aveva colpita bene, ha esagerato leggermente con la mira. Concentramento super ex ex god. Puntuale qui il difensore del recupero. Finisce la gara con la testa nera azzurra e questi 3 punti. Aggiungono 3 punti preziosi alla loro classifica. Ah, c'è l'intervista dopo partita. Non c'è stata l'intervista pre-partita questa volta. È perché aveva detto solo nelle partite tipo importanti. Ah, ecco. Ok. Siamo in compagnia del mister per le prime impressioni a caldo sul match appena concluso. Eravate nettamente favoriti visto il livello degli avversari. La squadra Inter ha giocato bene come si aspettava, mister? Assolutamente. L'importante era ma che vincere e divertirsi. Complimenti ai ragazzi. L'importante, ragazzi, è sempre divertirsi. La squadra Bologna sembrava in grado di pareggiare oggi, però, eh? È d'accordo? Il punteggio parla chiaro. Per quanto mi riguarda, il risultato parla chiaro. Abbiamo giocato meglio e meritato i 3 punti. Poli è stato tra i migliori in campo nelle file avversarie. Quanto è stato difficile trovare varchi nella difesa della squadra Bologna? Cioè, quanto è stato difficile superare la difesa? Conosciamo i suoi punti deboli. Studiamo sempre i giocatori forti e Poli è sicuramente tra questi. Lo ammirano molto. No! Ma perché sempre 3 domande? Dovete farmene 552.360. Facciamo una cosa. Invece il Napoli ne ha vinta una. 1-0-0-0. Stavo dicendo, prima di guardare la classifica, facciamo una cosa: la quarta domanda fatela voi, scrivete nei commenti una domanda per il mister Cricri e vi risponderà nel prossimo video. Ah, prima questa. JTV, la squadra Liverpool si è detta interessata a guistare Nainggolan per 32 Ciao. milioni. Non lo vendiamo Nainggolan. Buongiorno, ritiriamo la nostra offerta per Danilo Brambrosio. Chi se ne frega. Andanovic ci scrive? Sì. Mi chiedevo dunque se non fosse il momento giusto per parlare del rinnovo del mio contratto. Vorrei avere maggiori rassicurazioni sul mio futuro. Cosa gli rispondi? Ma come? No, io pensavo che c'era la domanda. Certo, perché tu... Cioè, sicura? Assolutamente che ti faccio giocare, perché... certo che ti rinnovo, hai capito? Che ti rinnovo... È l'unico portiere. E poi il capitano, non possiamo vendere il capitano. E comunque rispondigli. Purtroppo non posso darti una risposta certa. I rinnovi dei contratti sono più complicati di quanto si pensi. Devo valutare bene diversi aspetti, ok? Infatti lui è il capitano, vero? Andiamo a vedere la classifica. Avevamo già comunque visto che siamo primi in classifica Serie A. Ora l'11 settembre giocheremo, quindi abbiamo ancora tempo di comprare un secondo terzino destro. No, mi sa che non si può più comprare, che forse è finita la stagione calciomercato. Comunque, mister, non si può comprare niente perché... Spero tanto, perché non abbiamo soldi. Questo video è finito, quindi spero tanto che questo video sia piaciuto. Lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanellina su tutte. Quindi iscrivetevi, lasciate like. A 25.000 like arriva un altro episodio. Ciao!